Rimane un'emozione aver visto il Papa, perché più del Papa non c'è, c'è Dio e basta. Dopo Dio c'è il Papa. Gli ho tirato un bacio. Gli ho tirato un bacio, lui me l'ha visto, ma ha fatto così. Poi quello che ho pensato non lo posso dire. I fedeli stanno lasciando Nomadelfia carichi di emozione, una giornata bella, emozionante per coloro che l'hanno vissuta, per la comunità intera di Nomadelfia. Il Papa è arrivato a Nomadelfia puntuale, era infatti atteso poco dopo le 8 del mattino e così è stato. Il suo elicottero è atterrato al campo sportivo della comunità. Prima tappa la tomba di Don Zeno Saltini, fondatore della comunità di Nomadelfia, dove il Papa ha appoggiato una pietra bianca, un chiaro richiamo al concetto biblico di Gesù Cristo pietra angolare. Quindi si è trasferito in auto al Poggetto, dove ha incontrato il nucleo familiare più numeroso. Io sono sposata appunto con Alessandro, siamo sposati da 22 anni, tra nati e rinati, perché noi non vogliamo fare differenza tra i figli nati dal matrimonio e quelli che ci dona la comunità, allora abbiamo avuto 11 figli. Toccante il suo discorso all'interno della sala Don Zeno, dove dopo uno spettacolo di musica e danza Papa Francesco ha ricevuto alcuni doni, tra cui una pietra da parte dei bambini di Nomadelfia con il nome Francesco. Per me le parole più belle erano proprio alla fine, quando ha detto: questo è stato un avvenimento familiare, una cosa in famiglia. Quello era molto bello. Questo slancio del Papa, no, è andato avanti e credo che ognuno di noi, soprattutto noi giovani, l'abbiamo sentito proprio vicinissimo e personalmente, no? Proprio come l'abbraccio di un papà che dice: le fatiche le avrete sempre, però seguite Gesù e andate avanti. Ci lascia tanta contentezza e soprattutto la volontà di andare avanti con questo stile di vita e con questo nostro essere, con questa nostra semplicità.